Pietro, grazie. Sappiamo tutti che siamo qua per sentire Luciano Violante, per cui la facciamo breve e avremo anche tante altre occasioni di discutere invece tra di noi. Ho già preso accordi con alcuni di voi per girare nei comuni del nostro territorio, per cui ci torneremo sopra. Io però sento il dovere di dire alcune poche cose su questa riforma, a partire però dal grazie a Luciano Violante, che vi devo dire è stato disponibilissimo in tutti questi mesi. E ci ha anche rassicurato su qualche cosa che avevamo letto sui giornali, che ci ha rassicurato essere stato un po' esagerato. Quindi siamo davvero contenti di averci qua. Bene, bene. Ma sulla riforma io vorrei partire da questo. Io credo che il primo punto sia che tutte le posizioni sono legittime se sono posizioni di merito. Se noi discutiamo davvero di quello che è la proposta che stiamo facendo a questo Paese. Se sono posizioni strumentali o che riguardano d'altro e portano a un ragionamento sulla riforma per discutere di altre cose, sono posizioni sbagliate. Compresa la discussione sulla legge elettorale, che io mi sento di dire è sicuramente quella che abbiamo, una legge migliore di quella che c'era prima, una legge utile perché tutti sappiamo che c'era stato un intervento e quindi eravamo rimasti monchi di una legge decisa dal Parlamento. E non è un risultato da poco del Parlamento come è composto oggi essere riusciti ad approvarne una. Tuttavia, io penso che si possa tranquillamente fare un'altra legge elettorale, penso anche che si possa immaginare di fare una legge elettorale più efficace, che produce dei risultati migliori. Ma penso che discutere della legge elettorale quando si discute la riforma costituzionale sia un errore, anche perché le esigenze della legge elettorale non dipendono strettamente dalla riforma costituzionale. Invece la riforma a cui siamo arrivati è un risultato che nella concretezza, e la politica deve tenere a mente la concretezza, quindi non solo non nel campo delle idealità, delle utopie, del possibile, ma nel campo della concretezza, del realmente possibile, è una riforma storica. Perché mette per la prima volta d'accordo davvero tante forze diverse. Io che ho vissuto tutto l'iter di questa legge, vorrei ricordarvi, credo che sia utile, come testimonianza anche ricordare, che nel testo che va oggi al referendum ci sono contributi di tutte le forze politiche del cambiamento, del Parlamento, tutte. E che dal testo presentato, proposto dal governo, a quello che esce e che va all'approvazione dei cittadini, c'è stato un cambiamento radicale, profondo. Poi alcune forze politiche che hanno deciso di votare il testo in una prima fase hanno deciso di venire meno dal voto in una seconda, altre forze politiche che pure hanno dato alcuni contributi che sono stati recepiti hanno deciso comunque di non votarla, e lì noi, Partito Democratico, ma anche altre forze che si collocano su posizioni diverse dalle nostre e che in un paese normale starebbero, diciamo, nell'altro campo, hanno deciso invece di non fermarsi, di non cedere a un veto e di arrivare a conclusione di un processo storico consegnando ai cittadini l'ultima parola. Io credo che raccontare questa cosa e ricordare che questo è il processo sia un punto fondamentale per tenere la discussione nel terreno corretto, e credo che tutti noi, tutti i giorni, al mercato, sul posto di lavoro, quando incontriamo il personale al bar, dobbiamo ricordarci questo, dobbiamo dirgli: guardate, abbiate le opinioni che volete su Renzi, sul PD, sulla legge, su quello che volete, però concentriamoci su quello che stiamo facendo. Quello che stiamo facendo è riportare questo Paese a una condizione di governabilità. E vengo al secondo punto, poi la faccio davvero breve. Una democrazia si basa sull'equilibrio tra la rappresentanza e la governabilità. Noi abbiamo uno squilibrio. La rappresentanza è importantissima. Io penso che la governabilità sia un pezzo della rappresentanza. Cioè io penso che il fatto che, per come è costruito il nostro sistema bicamerale, si creino ormai in maniera stabile maggioranze diverse alla Camera e al Senato, che comportano la necessità di nascita di governi che non sono quelli che nessuno dei cittadini che è andato a votare si aspettava, sia un deficit di rappresentatività. Perché il cittadino che va a votare vuole che esca il governo che desiderava lui, magari quello che lui avrebbe voluto avversare, ma nella chiarezza. E in più c'è un fatto di tempi. La democrazia funziona
sei in grado di rispondere in tempi utili. Il fattore tempo non è un fattore irrilevante in democrazia. Qualcuno dice sì, ma quando si vuole si fa in fretta con le leggi. Certo, ma bisogna fare in fretta sempre. Cioè, il Parlamento deve essere nella condizione di dover decidere. Decidere non è un privilegio del politico, del parlamentare. È un dovere del politico, del parlamentare, del sindaco, di chiunque. È un dovere. Deve a un certo punto dire ai cittadini: io faccio questo, faccio quell'altro. Perché la democrazia si basa sulla rappresentanza, ma si basa anche sulla capacità di risolvere i problemi. E su questo vorrei concludere. Oggi va un po' troppo di moda, da tante parti, la cultura che io chiamo del megafono. Cioè si spiega in maniera esplicita che c'è bisogno di dare voce ai cittadini, di amplificare la voce ai cittadini, di far arrivare forte la protesta. Io dico, i cittadini la voce ce l'hanno. E hanno molti modi, e bisogna dargliene tutti quelli che sono possibili per far sentire la propria voce. Ma chi sta non dall'altra parte, ma chi sta nelle istituzioni, deve ascoltare quella voce, non fare il megafono, fare l'orecchio e poi però risolvere il problema, trovare una soluzione, inventarsi una strada nuova. Se no è del tutto inutile. E guardate, questa è la mia preoccupazione. Il fatto che ad ogni elezione ci siano tanti cittadini in meno che vanno a votare, vuol dire che ci dicono che hanno valutato che la democrazia è inutile. Questo è il tema che noi dobbiamo affrontare. Allora, io non credo che il giorno dopo che questa riforma diventa legge e funziona, noi abbiamo risolto tutti questi problemi. Però io penso che per la prima volta potremmo aver creato due condizioni. Uno, aver dimostrato che un processo riformatore in questo Paese può iniziare, avere un percorso e arrivare a una conclusione. Questo è un fatto che dà dignità alla politica e avere degli strumenti per essere più capaci di rispondere. In sostanza, e questa è davvero l'ultima cosa che dico, qui non è in discussione il fatto di rafforzare un partito, una leadership, un governo, qui è in discussione il fatto di rafforzare la politica, di ridare alla politica la sua funzione e la sua dignità. E questo è davvero un fatto totale ed è un motivo per cui vale la pena che tante donne e tanti uomini provino a metterci alla lotta. Credo che questo sia il lavoro che dobbiamo fare. Grazie. Beh, innanzitutto consentitemi a nome dell'intera città di dare il benvenuto a Luciano Violante. Per noi tutti un motivo di grande piacere averlo qui oggi. Credo che la presenza così numerosa di questa sera testimoni di come c'è la volontà da parte sicuramente di molti di voler ascoltare parole che siano parole non gridate, ma parole che riescano a riportare appunto al merito una questione che invece a quanto pare ormai viene giocata su altri terreni. Io voglio, ma in maniera assolutamente breve, sicuramente a costo di essere schematico, ma proprio perché siamo qui tutti quest'oggi per ascoltare Luciano Violante, fare delle brevissime considerazioni che, se mi consentite, nascono un po' anche dall'esperienza quotidiana, che ovviamente non da solo, con Carolina, con tanti, vedo Egidio, con tanti consiglieri, con tanti assessori, ma vedo anche tanti sindaci, insomma, della Brianza, dicevo, quotidianamente noi viviamo. Il tema è quello di uno scarto che esiste tra la volontà e le possibilità che poi vengono messe in campo. Il tema è lo sforzo che si fa quotidianamente per cercare di rispondere ai bisogni delle persone, dei cittadini, ma anche delle imprese, e dall'altra parte l'impossibilità di poter agire perché un sistema che oggettivamente è un sistema farraginoso impedisce che questo avvenga. Ha ragione Roberto quando dice che da domani probabilmente non cambierà immediatamente la situazione con la riforma istituzionale, però è vero che se non si fa questo primo passo il cambiamento non avverrà mai. Io credo che questo è il punto essenziale che dobbiamo convincere, credo, le persone che questo è il motivo per il quale bisogna andare a votare, bisogna andare a votare sì. La seconda questione, consentitemi, c'è un problema dentro questo dibattito
che sta un po' alla radice del nostro sistema, ed è cioè il tema della democrazia. Io sono molto preoccupato del fatto che gli argomenti che vengono utilizzati per sconfessare la bontà della riforma si fondino innanzitutto su alcuni assiomi. Il primo, che questo sarebbe un Parlamento delegittimato, perché questo è uno dei temi sui quali è ricorrente, diciamo, la critica, dimenticando che questo è un Parlamento democraticamente eletto dai cittadini. Ed è strano che coloro i quali appunto negano la validità di questo Parlamento poi in qualche modo siano i primi che vogliono comunque mantenere lo status quo. Questo è un elemento che dimostra fino in fondo non soltanto la contraddizione ma anche la strumentalità. Così come io sono profondamente convinto che la democrazia, se la si sceglie, bisogna come dire, seguirla fino in fondo. Sentir dire che la riforma andrebbe a vantaggio di questo o quell'altro significa negare alla radice il fatto che l'elettore è libero di poter scegliere. È come non voler riconoscere all'elettore la dignità di essere cittadino, di essere se stesso, che liberamente, a fronte delle diverse opzioni, sceglie. Io credo che questo sia un fatto, come dire, fortemente negativo, e noi dobbiamo essere coloro i quali invece, appunto, a prescindere dalle convenienze, hanno il coraggio di dire che agli elettori va consegnata fino in fondo quell'arma, quello strumento democratico che è costituito dal voto. Ecco, questo è un altro di quegli elementi sui quali io credo dobbiamo cercare di riflettere. Da ultimo, consentitemi qui, in questo caso effettivamente, come dire, un po' da sindaco, da presidente dell'ANCI, la riforma contiene elementi di straordinaria novità per quanto riguarda il ruolo, la funzione, diciamo, delle autonomie locali, del sistema delle autonomie locali. Credo per la prima volta nella Costituzione entra la parola sindaco, e questo mi pare, come dire, una buona notizia, prima non c'era. Ma il tema vero è quello di capire come noi riusciamo a colmare ancora una volta lo scarto che c'è tra una, come dire, un sentire comune e una politica che sempre di più va acuendosi, e cercare di capire come soprattutto gli enti locali, i sindaci, i comuni, che sono, come dire, l'elemento istituzionale più prossimo al cittadino, devono essere anche coloro i quali vengono messi nelle condizioni di poter rispondere a quei bisogni, significa innanzitutto avere consapevolezza che la tenuta del tessuto democratico passa attraverso anche la possibilità che il sistema delle autonomie locali possa essere data voce. E per quale ragione noi dovremmo negare il fatto che questa voce attraverso il nuovo Senato delle autonomie possa effettivamente esprimersi? Certo, non siamo soddisfatti per come, come dire, è uscita la composizione, le proposte in campo erano molte, ma ancora una volta un primo passo finalmente si riesce a fare. Quindi anche per questa ragione io credo che sia molto importante, se non altro perché ormai il superamento delle province di fatto è avvenuto probabilmente in una condizione in cui si sono anche forzate alcune situazioni, ma l'attuale legge Delrio e quindi poi il superamento delle province con la costituzione delle aree vaste obbligherà le amministrazioni comunali a cooperare tra di loro per garantire servizi più efficienti e più efficaci nei confronti dei cittadini. Anche questa è la riforma di cui stranamente nessuno discute, e anche per questa ragione io credo questa riforma vada approvata. Io concludo ringraziando davvero Luciano Violante per essere qui con noi. Fare questa riforma. Nell'assemblea costituente, e la faccio breve,
Adesso si ipotizzavano due blocchi. Un blocco era quello filo sovietico, il CPS. L'altro blocco era filo occidentale, filo americano, democrazia cristiana e solidarizzazione reale. L'alternativa non era un'alternativa di governo, era un'alternativa di sistema. Se avessero vinto le elezioni politiche del 48, le forze dell'Unione Sovietica avrebbero avuto un certo assetto dei diritti, delle libertà, della proprietà. Se avessero vinto o non vinsero le forze filo occidentali, avrebbero avuto un altro. Quindi l'alternativa era di sistema. E nessuno dei due blocchi si fidava dell'altro. Quello filo sovietico non si fidava delle Cina, quello filo occidentale non si fidava delle Cina. Sì. A questo punto si pose il problema: come facciamo a garantire la stabilità? Beh, discutiamo delle regole. E no, si disse, perché? Perché se mettiamo in Costituzione le regole della stabilità del governo, accade che chi vince può usare quelle regole contro chi ha perso. E siccome non sappiamo chi vince e non sappiamo chi perde, facciamo una cosa. Teniamo fuori dalla Costituzione le regole e affidiamole ai partiti politici. Io vi leggo qui una dichiarazione di Amendola a questo proposito. Amendola dice: si è parlato del tentativo di dare alla nostra democrazia condizioni di stabilità con norme legislative, cioè di mettere in Costituzione le regole della stabilità. È evidente che una democrazia deve riuscire ad avere una sua stabilità se vuole governare e realizzare il suo programma, ma non è possibile ricercare questa stabilità in accorgimenti legislativi. C'è il fatto nuovo e positivo della formazione dei grandi partiti democratici, che sono condizione di una disciplina democratica. Oggi la disciplina della stabilità è data dalla coscienza politica affidata all'azione dei partiti politici. E chiarissimo. Cioè, non regole dentro la Costituzione, tiriamo fuori e saranno i partiti politici a assicurare la governabilità. I partiti politici, guardate, erano più di 3 milioni di iscritti a DC, DC e sì. Votare il 90% degli italiani, cioè, avevano guidato la lotta di resistenza, l'avevano vinta. Avevano proposto agli italiani monarchia o repubblica facendo il tifo per la repubblica e vinsero. Dopo la vergognosa fuga dei Savoia da Roma a Pescara, quindi in quel giro lì che fece abbastanza ridicolo, garantirono il governo delle aree abbandonate del Savoia. Quindi erano fortemente legittimati. Le cose hanno funzionato. Tra l'altro ci accorgiamo bene di questa differenza se compariamo alcuni aspetti della Costituzione italiana ad alcuni aspetti della Costituzione tedesca. Perché quella tedesca? Perché Germania e Italia avevano entrambi la possibilità di due dittature, più o meno nel suo periodo, 22-33, 22 Italia, 33 il nazismo. Entrambe avevano provocato la guerra, entrambe l'avevano persa. Quindi avevano dati abbastanza comuni. Ma in Germania non c'erano partiti. E quindi tutte le regole sono della Costituzione. In Germania abbiamo la sfiducia costruttiva che avrei voluto vedere anche nella Costituzione, per la nostra Costituzione. Avvera, cioè, la sfiducia costruttiva stabilisce questo, che tu puoi buttare giù un governo solo se con lo stesso atto definisci chi è il futuro re civile e la futura alleanza. Quindi la sfiducia già prevede la sostituzione. In Italia questo non era previsto. Poi buttare giù, poi si vede. Per stare in carica in Germania basta la fiducia del Bundestag, cioè la Camera Bassa, la Camera dei Deputati. In Italia occorre la fiducia della Camera e del Senato, ma per cadere basta la sfiducia della sola Camera. In Germania, se la Camera Bassa non dà la fiducia entro un certo numero di giorni, viene sciolta. In Italia i periodi di crisi possono durare tempo indeterminato. Ce ne sono altre, ma queste sono le cose principali che vi faccio capire abbastanza. Come i tedeschi si preoccuparono, non avendo né la preoccupazione dell'alternativa tra due blocchi, né partiti politici che richiedevano a se stesso
il volante della macchina pubblica, misero in Costituzione. Ora, detto banalmente, tutta la fatica che si è fatta dagli anni 80 ad oggi è mettere in Costituzione quello che i costituenti tenderò fuori. Anche perché non ci sono più quei pericoli, quelle esigenze, quei bisogni, eccetera. Il sistema ha funzionato, sì, sapete fino a quando ha funzionato? Fino sostanzialmente alla fine degli anni 70. Perché, a mio avviso, questa è la mia lettura, che può anche non essere condivisa naturalmente, è l'assassino di Moro che segna la crisi del sistema politico italiano. Perché i due maggiori partiti dell'epoca, cogliendo un processo di sgretolamento, insomma, della capacità di governo, abbiamo deciso di dare vita a quello che fu chiamato il compromesso storico internazionale. Guardate, in Piazzani lo ricorderanno, nella DC, nel PC, no, d'accordo, però il PC aveva un dirigente che era amico Berlinguer, che aveva grandissima stima del partito. La DC aveva un dirigente come Aldo Moro, che non era fiducia del partito, però sapeva conquistarsi. E quindi il sistema tutto era basato su queste due grandi personalità che tiravano i rispettivi partiti. L'assassino di Moro fa venire meno questo dato. E nel 1980 si tiene il congresso della DC che si chiude con un documento fatto da Arnaldo Forlani, che si chiama appunto il preambolo Forlani, è un documento che dice dove poi soltanto accordi col PSI e nessun accordo a nessun livello di governo. Sostanzialmente è la riproduzione del meccanismo del compromesso storico con un partner diverso. Il compromesso storico è DC e PC e gli altri, se poi non ci stanno, sono pazienza. Guardate, io sostengo il compromesso storico, quindi la mia critica di oggi è considerata di poi, che è sempre per me più saggio che sempre nel momento, però io però sostengo il compromesso storico. L'accordo qual è più? DC e PSI e gli altri, cioè ci stanno bene, se non ci stanno pazienza. Questo meccanismo portò, come dire, a un processo di crisi. Negli anni 80, poi se volete posso dare a lui delle slide che illustrano questo meccanismo, esplode la spesa pubblica. Perché? Perché i partiti sono in crisi, cominciano a essere, devono tenere rapporto con l'elettorato. E come lo tengono? Con la spesa pubblica. Solo che nel frattempo interviene Maastricht, che ci dice che la spesa pubblica deve cominciare a avere dei limiti. Si comincia a parlare della possibilità della moneta unica europea, e quindi questo è un altro elemento di freno alla spesa pubblica determinata, e quindi a questo punto bisogna cambiare le regole della Costituzione, mettere in Costituzione i meccanismi della stabilità. Nell'80 c'è un manifesto di Bozzi, comincia il processo di riforma costituzionale. Non solo, ecco, l'ho detto amicolmente a lui, che non sono d'accordo con quella roba chiacchiere, eccetera, non è vero. Non è vero per una ragione molto semplice, perché questa riforma ha le spalle quel lavoro lì. E senza quel lavoro non ci sarebbe stata questa riforma. Bisogna avere la capacità e l'intelligenza di cogliere gli elementi positivi del passato. Perché chi taglia le radici col passato lo taglia invece la propria identità. E resta privo di identità, specie in politica. Bisogna criticare gli errori, certamente, valutare gli errori, ma difficilmente è tutto da poter dire. Detto questo, comincia una lunga trafila di tentativi di riforma, che non funzionano per due ragioni. Primo, perché nessun soggetto politico si incarica di portare avanti con forza. Si fanno commissioni a lapere rispetto al Parlamento, che vivono una vita propria e poi per non c'è nessun soggetto che ha il coraggio di dire ragazzi qui io mi prendo. Non solo, ma le riforme entrano nella negoziazione parlamentare che riguarda il resto. Va bene, noi diciamo sì, però se si fa questo, però se si fa quell'altro, e capite che questo sgretola il meccanismo. L'unica riforma che è approvata generale è quella del centrodestra, che poi fu bocciata dal referendum del 2006, nella quale accade proprio questo, che il governo allora Berlusconi si assunse la responsabilità di portare avanti. E la riforma, a mio avviso, che aveva moltissimi elementi critici e negativi, in particolare era prevista una cosa che a me personalmente colpì particolarmente, che il Presidente del Consiglio poteva sciogliere la Camera.
La Camera è l'unico che poteva la fiducia, ma il Presidente del Consiglio poteva la sciogliere. E capite che la Camera è stato ricato per pari prima di qualunque autonomia. E questo è un punto chiave di un sistema democratico. Se il Presidente, il capo dell'esecutivo può sciogliere il capo del Parlamento per la fiducia, ebbene diventa lui quello che si va da solo. E comunque, quella fu bocciata, ma fu bocciata, se ricorderete, sulla base di ragioni che non attengono a tutto il merito. In sostanza, a Nord fu bocciata perché si temeva che quel federalismo costasse troppo a Nord. A Sud fu bocciata perché si temeva che quel federalismo isolasse il Sud dal resto d'Italia. E quindi la somma di queste due preoccupazioni portò a prevalere il voto negativo. Dopodiché, io credo che abbia fatto bene. Io, dico scherzando, faccio parte di un comitato che non esiste ancora, i non renziani per il sì. Che va bene questa sentenza per chi ha dichiarato l'incostituzionalità del regime Calderone e va male quando dice che il Parlamento è veramente legittimato, di spiegare perché questa sentenza è la stessa. Tu prendi la parte che ti va bene e dici che va bene la parte che ti conviene, no, le sentenze non si prendono, non si prendono. La stessa sentenza che ha dichiarato incostituzionale una parte della legge Calderone ha dichiarato che questo Parlamento è legittimo. Se il ragionamento è formale e ti vuoi richiamare alla sentenza costituzionale viene fatto tutto, non parte. Questo, come dire, sono cose che sono tra anziani saggi non si fanno. Lo può fare un giovanetto, insomma, un anziano che ha la storia alle spalle, eccetera, queste cose del genere. Anche perché qualcuno lo sa. Detto questo, io guardate, credo che noi dobbiamo partire da questa considerazione, lo dicevi tu molto bene, il sì e il no hanno pari legittimità. E devono essere parimenti rispettati. Parimenti rispettati. È legittimo dire no, è legittimo dire sì. E io credo che noi, come partito di maggioranza, abbiamo un compito, abbiamo un dovere, se mi permettete, di fare di questo momento una grande occasione di civilizzazione democratica del Paese. Discutere sulle grandi questioni. Stiamo decidendo quale sarà l'ordinamento nel quale vivranno, e io probabilmente no, ma figli e nipoti, o molti di voi, sono molte persone giovani. Di questo stiamo decidendo. Non è l'articoletto, la regoletta, sì, va bene anche quello, faccio il giurista 50 anni, è giusto. Però stiamo attenti, dobbiamo andare anche alla radice della ragione del confronto. La radice del confronto che stiamo decidendo quale sarà il futuro del sistema politico italiano. E lo stanno dicendo gli italiani lo stanno decidendo e devono decidere. E devono sapere quindi qual è l'alternativa. E l'alternativa è molto semplice, guardate. O restano le cose come stanno, o cambiano le cose, nel senso certamente di una maggiore stabilità, di maggiore controllabilità. Contrariamente a quello che pensi, e qui io sono più presidenzialista di Renzi, per alcuni aspetti, scusate, nel senso che avrei voluto qualche elemento per dire di coraggio in più, per esempio il potere del Presidente del Consiglio di nominare e votare i ministri, che credo che sia necessario per poter governare il sistema, no? Questo potere non è previsto in Costituzione, sapete perché? Perché i ministri erano i delegati dei partiti di maggioranza. E il Presidente del Consiglio, come ricorderà qualcuno che ha studiato giurisprudenza sui libri di scuola, era considerato primus inter pares, in questa forma, cioè non era il capo, era il primo tra gli uguali. E quindi faceva praticamente, dirigeva il traffico tra i partiti della maggioranza, questo faceva il primo questo. È chiaro che questo ruolo si è cambiato col tempo.
il Presidente del Consiglio, soprattutto per le relazioni internazionali, rappresenta il Paese e ha bisogno di svolgere una politica di cui risponderà, di cui si deve fidare. E se qualcuno sbaglia deve avere anche la possibilità non di sciogliere il problema, ma di cambiare. E questa è la mia opinione, ma questo non è questo. Il Senato svolge il controllo sulle politiche pubbliche. Pensiamo al problema delle politiche industriali del nostro Paese, siamo in mossa, no? È un organo che studi bene le politiche industriali che stanno facendo, come stanno facendo, che risultati stanno avendo, che cosa bisogna fare, questo lo fa il Senato. Il Senato è compito di verificare l'attuazione delle leggi. E un altro, ha il compito di verificare la funzionalità della pubblica amministrazione. Tutti i poteri che non erano previsti. Altro che dopo lavoro. Ci sarà un problema di organizzazione della vita del Senato. Guardate, c'è qualcuno che dice, ma 100 sono pochi. I senatori tedeschi sono 69. E sono quelli che ho già detto, si tratta di organizzare i lavori in modo tale che possa funzionare. Hanno studiato modalità organizzative nuove e diverse rispetto al passato. Il rapporto non è col passato, il rapporto è col futuro. Il rapporto è col futuro. Una Costituzione guarda avanti, non guarda indietro. Io trovo abbastanza risibile, come dire, fare una sorta di comparazione tra la Costituzione del 48 e questa, va benissimo. Però guardate che ciascuna Costituzione guarda al futuro, non descrive il passato. E per questo, in genere, i contemporanei non sono i migliori giudici delle Costituzioni. Sapete perché? Ecco, prendiamo quella del 48. In 70 anni, circa, si è studiato, elaborato, analizzato fiumi di sentenze della Corte Costituzionale, per cui termini, parole, articoli, che erano scuri nel 48, 49, 50, oggi sono chiari di casa a 70 anni di studio. Quando c'è un grosso studioso dell'epoca, dice, ma io preferivo lo statuto albertino, è troppo confuso questa cosa. No, ma lo capisco, perché è chiaro che se tu appartieni a quella storia lì, e quella storia l'hai capita, e questa qui. Ma le costituzioni sono porte sul futuro, sono innovazioni. Se non sono innovazioni, non sono costituzioni, perché allora hanno studiato il passato, non hanno aperto sul futuro. Ed è chiaro, il futuro è sempre un futuro, però perché vabbè, non certo, non si può. Con il coraggio, con la determinazione, se dici sì, come credo molti di noi auspicano, bisogna mettere, bisogna lavorare duro per l'attuazione e l'applicazione, è già adesso alcuni lo stanno cominciando a fare. Per ipotesi che questo possa accadere. Ultimo aspetto di questo dato. Guardate, noi credo che dobbiamo, primo, chiarire bene qual è la posta in gioco per il futuro dell'ordinamento del Paese, di cui brano figli di buoni. Secondo, la parola è un po' grossa, però è così, è in gioco la dignità del Paese. È in gioco la dignità del Paese, sapete perché? Se il Presidente del Consiglio, quando va alle riunioni internazionali, non può dire se la legge ce l'ha, non ce l'ha, se la passa o non la passa, in quanto tempo ce l'ha. Quando tutti gli altri fanno questo, e poi viene fuori che c'è una crisi, c'è una debolezza, c'è una roba, e quindi la Merkel, con l'altro, come detto, sta messo peggio di noi, ma insomma, comunque il Presidente della Banca. E quindi dico, scusa ragazzi, fate un sistema che funzioni, e poi ci vediamo. Perché è inutile che parla con te, poi tra un anno parla con un altro, tra due anni con un altro ancora, e così. E ne va della dignità. Della dignità. Questa è una riforma che ti assicura un presupposto di dignità del Paese. E guardate, non è poco. Perché la credibilità di un Paese oggi si misura non solo sulle cifre e sui dati, anche su quelli, ma sulla capacità di poter tenere fede a quello che si dice e di dire cose che possono considerare essere attendibili. Se tu non hai un sistema stabile alle spalle, questa cosa non ce l'ha. E se gli italiani dovessero, cosa hanno scritto, respingere, il dato che passa a questo paese è un paese irriformabile e non ti deve cercare di fare. Non ti deve cercare di fare.
sicuramente. Allora, a me pare che il superamento del primo paritario mi pare che ormai è quello abbastanza semplice. Qui c'è un punto, c'è però, guardate come è scritto bene l'articolo della Costituzione 48 che parla di come si fanno le leggi. Dice che le leggi devono essere approvate dalla Camera del Senato e del dico testo. Guardate qui, ci sono 5 articoli, uno dentro l'altro, confusi, eccetera. Allora, se tu stabilisci che i due organi fanno la stessa cosa, basta dire così tu. Se dici che invece sono diversi, devi dire come questa diversità gioca sul piano della legislazione. E guardate, i modelli sono due, semplicissimi. Alcune leggi sono bicamerali, come adesso, pochissime. Sono quelle costituzionali, ma pochissime. Le altre leggi, per le altre leggi, il voto definitivo spetta alla Camera. Il Senato ha pochi giorni, anche qua al massimo 40, ma in alcuni casi importanti sono si riducono a 10 questi giorni, in cui deve decidere primo se vuole intervenire, secondo come intervenire, e poi il voto finale va alla Camera. E questo è il meccanismo. E siccome si è detto abbiamo scritto troppo, io ho fatto un secondo. I vecchi, come sapete, sono un po' filosi, no? Allora, guardate, la Costituzione tedesca, per indicare il procedimento legislativo, anche loro hanno due camere differenziate, usa 3.178 parole. Noi usiamo 1.826, la metà di quelle tedesche, se proprio vogliamo dire che, come dire, abbiamo scritto troppo, non abbiamo scritto. Comunque, e non scherzo naturalmente, non è questo il conto, ma voglio dire che quando le funzioni sono differenziate tu devi necessariamente scrivere che modo le differenze. Altra cosa sulla quale intervengono i nostri chi dice prima, però le riforme costituzionali devono essere votate da grandi maggioranze. Se non ci sono, stiamo attenti che esclusi 5 Stelle all'inizio tutti i centri sono votati, poi come in genere capita al senatore Berlusconi ha capito l'idea, per cui a un certo punto si vota con loro, ha votato anche l'Italia, adesso sono cose che succedono, accadono, guardiamo con rispetto i cambiamenti d'opinione, ci possono sempre essere. Ma insomma, non è che non si è cercato di avere. E qui però, permettetemi un punto. Se io cerco la massima convergenza possibile, e per ragioni che non c'entrano niente con la riforma, perché 5 Stelle avete all'inizio e noi non collaboriamo, Forza Italia ha votato tutto, poi poiché non era convinta della procedura seguita per designare il candidato al Quirinale, esce, quindi per ragione che non c'entra niente, esce da questa roba qui. E io devo soggiacere al ricatto? No. Io ho tentato, non sono uscito, vado avanti. Anche perché stiamo attenti, una cosa che alcuni dimenticano, questa, che la Costituzione dice, prevede, che una riforma possa essere approvata con la maggioranza assoluta, con 50, non con i due terzi, no, con la maggioranza assoluta, con 50%. Qui la Costituzione stessa che prevede che ci possono essere casi in cui non c'è questa grande maggioranza. E permettetemi di aggiungere una cosa, le grandi scelte, ho sentito dire un autorevole dirigente politico, con questa riforma Renzi spacca il paese. Guardate, tutte le grandi decisioni dividono, le decisioni banali non dividono, quelle grandi dividono, perché sulla Repubblica il paese è punito. Per 1 milione di voti prevalse la Repubblica. E in tutto il sud non ci fu una provincia in cui prevale la Repubblica. In alcuni quartieri di Napoli mi ha raccontato un vecchissimo compagno che sostanzialmente, non so se ricordate, ma fatta la scheda, l'Italia era raffigurata con un viso di donna con dei tori. Se andava a passi in Napoli, tanto il voto per la regina Margherita. In realtà si votava per la Repubblica, ma insomma, la cosa non era molto. Però è confuso. Ciò nonostante le basi non chiede per tutto, quindi il paese è fortemente diviso. Quando De Gaulle fece il referendum sulla Costituzione, spaccò il paese. Perché le grandi scelte dividono. Scusate, gli Stati Uniti ci hanno fatto una guerra sulla clausola che abolì lo schiavismo.
perché i paesi del sud ritenevano una dopo la gratuita, come dire, troppo vantaggiosa per poter rinunciare. Quindi stiamo guardate, non viviamo in un mondo angelicato. Le grandi scelte dividono, è giusto che serve solo grandi che dividono, le scelte banali non dividono. Questa è una grande scelta. Non solo per il valore che è in gioco, per la dignità del paese, ma anche perché stiamo discutendo di un patrimonio che metteremo in mano ai nostri figli e ai nostri nipoti. Qualcuno dice, ma scusate, si può fare subito una riforma a 3-4 articoli e la facciamo. Prima, ora io sono amico da 40 anni, forse di Massimo D'Alema, ho fatto tante battaglie comuni insieme, lo stimo, lo apprezzo, la nostra generazione era molto più intelligente che ci fosse. Di quello che lo sapevo, perché questo quando lo sai essere più intelligente, ma comunque, non condivido questa scelta, non condivido rispettandolo naturalmente. Ora, ho ascoltato che presenterà 2 o 3 articoli che se avesse fatto un anno fa magari meglio, no? Vediamo. Ma guardate, sia chiara una cosa, in questa legislatura non si fa niente. Si vota nel 2018, praticamente noi avremo 2017 la legge di bilancio, dopodiché cominciamo a vedere, vediamo chiuso. La prossima legislatura si finisce da chi vince? Grazie. Da chi vince? Cosa significa? Che tipo di riforma? Perché il no non può mettere a fuoco la stessa carne. E Fratelli d'Italia e Sinistra Italiana si mettono d'accordo, voi vedete, che Zarbeschi e Brunetta decidono di andare d'accordo, non lo so, mi sembra difficile. E quindi non ci sarà un progetto che tiene insieme quel fronte lì. E quindi nella migliore delle ipotesi andiamo tra 10 anni, perché la legislatura ha quei referendum, tra 10 anni ad un'ipotesi di nuovo referendum. Ecco, migliore delle ipotesi, la domanda banale è questa, ma possiamo stare 10 anni ancora in questa situazione? Il Parlamento si umilia, ma io non sono più Parlamento, lui lo è, il Parlamento è umiliato adesso, è umiliato adesso con la trafila dei decreti di legge che contengono un mare di cose, dove bisogna mettere la fiducia così passa, con il contenuto del decreto legge contrattato sotto banco con pezzi dell'opposizione che così rompono le scatole un po' meno, perché di questo si tratta, perché la deformazione del progetto legislativo produce questi effetti. Io ho bisogno di avere la legge, faccio il decreto legge fatto di 400-500 commi, a volte capita sulla legge di bilancio, dopodiché negozio alcuni aspetti con alcune cose, c'è qualcuno che mette i cartelli e poi se ne va, risolve il problema, insomma, questa è l'umiliazione. E quando i meccanismi non funzionano più, che c'è l'umiliazione. E la riforma serve a evitare l'umiliazione. Allora, oggi, se voi raccogliete proposte di legge per l'iniziativa popolare, il segretario generale la guarda attentamente e la mette in un cassetto. La riforma prevede l'obbligo di prendere in esame le proposte di iniziativa popolare. Oggi l'unico referendum previsto è quello obbligativo. La riforma prevede casi di referendum propositivo. Qui cioè c'è un meccanismo di bilanciamento tra società e politica molto più forte, molto più attivo rispetto ad oggi. Queste sono cose di una certa. E infine, se mi permettete, vi racconto un aneddoto, una cosa da stasera, sulla natura della cioccolata, vi assicuro che c'è. Dopo la scoperta dell'America nel 1500, fu scoperto che sapete. Che era una bevanda degli azzechi. Il problema teologico era se la cioccolata fosse un liquido o un solido. Perché se fosse stato un liquido si poteva assumere durante la quaresima e prima della comunione. Se fosse stato un solido non si poteva assumere. La contesa andò avanti 122 anni, interessò 5 papi, ma nel frattempo cosa accadde? Accade che i paesi protestanti, che non hanno né quaresima né confessione comune, si misero con quel cioccolato, Svizzera, Olanda, Germania, eccetera. Finalmente, dopo 100 anni, un papa, non mi ricordo il numero, incaricò
un teologo gesuita di sciogliere il nodo della natura della cioccolata. Il gesuita lo sciolse in questo modo, gesuiticamente, cioè con grande saggezza. Bisogna distinguere tra forma e sostanza. La forma della cioccolata è solida, ma la sostanza è liquida. A quel punto i cioccolatai italiani si misero in campo, ma avevano una strada sbarrata, perché gli svizzeri, tedeschi e danesi non c'erano problemi. Tant'è che molte Shosta, Fatish, sono svizzeri venuti in Italia a fare la cioccolata loro, perché i cioccolatai italiani non sapevano fare, o comunque non lo fanno. Perché dico questo? Guardate, se non ci spieghiamo, non è che non governa nessuno. Non è che non governa nessuno. Governano altri soggetti, privi di responsabilità politica, va bene, che orientano e forzano le decisioni perché hanno la capacità di farle. Noi stiamo discutendo sulla regola, la quale va benissimo, però nel frattempo quelli stanno condizionando e condizionano e hanno sempre più l'oggetto di condizionare fortemente il governo. E qui dobbiamo stare attenti. C'è in gioco, da questo punto di vista, anche il problema dell'autonomia democratica del nostro paese. Perché se il sistema non funziona, guardate, non è che gli altri stanno a guardare. Non è che stanno a guardare. Se non funziona, ci continuiamo a pesce, non facciamo funzionare noi. Lo organizziamo noi. E quindi, anche da questo punto di vista, io credo che questa deve essere una preoccupazione che ci deve animare. Fermo restando, ripeto, il rispetto. Il confronto può essere anche duro, ma rispettoso, deve essere duro, ma rispettoso. Stiamo attenti che non abbiamo una responsabilità in più, perché noi governiamo. E chi governa è sempre alimentato come da un clima sospetto, perché governo, potere, eccetera. E allora hai tu la necessità di fare questo. E poi guardate, l'ultima, pensavo che vi sia Piombino, che sono stato a Milano. Pensavo un treno da Firenze a Milano ad una cosa che preferisco. Cioè due miti mediterranei. Il mito di Icaro. Il mito di Icaro chi è? È uno che vuole innovare. Vuole provare il volo e poi il mito. Perché ha scelto una strada diversa dal solito. Il mito di Prometeo. Prometeo vuol dare fuoco agli umani e viene punito. Perché nella cultura mediterranea il tempo è circolare e nulla deve avuto, soltanto Cristo, dentro di Cristo rompe la circolarità e segna il prima e il dopo. Nella cultura mediterranea il tempo tutto ritorna e quindi nulla deve mutare, perché altrimenti il circolo è diverso. E chi intende innovare deve essere fortemente punito per gli dei. Dico, io temo che una parte di questo mito è entrato anche nel nostro paese, per cui chi intende cambiare deve essere punito, perché è meglio che le cose restino come stanno. Ecco, io credo che... Bene,
Parto, anch'io dalla quello che è stato l'ultimo della Violante. Diciamo che il problema del cioccolato è un problema molto significativo. Se non decidono i governi, qualcuno decide per loro. Siamo d'accordo, siamo perfettamente d'accordo. Il problema vero è che non siamo più nelle condizioni di molto tempo fa, quando c'erano i partiti di massa, quando c'era una elaborazione di partito, quando in qualche modo c'era un sostegno alle posizioni da parte anche delle masse popolari, di cittadini che partecipavano attivamente alla politica. Allora, il problema di fondo è che si rischia con questa riforma di favorire proprio il fatto che siano altri a decidere, non i politici. Ma chi di voi aveva in mano la soluzione che è venuta fuori sul Jobs Act all'inizio del governo? Nessuno, non il partito, non i parlamentari, e così per tante altre cose. La tassazione dei fondi pensionistici, ad esempio, dei lavoratori più alta. No, la domanda è questa. Attenzione, perché il problema è che già oggi siamo in una condizione di questo genere e si rischia, con l'accelerazione eccessiva del governo, si rischia non di avere governi che decidono, ma governi che fanno decidere altri, come già è avvenuto in tutta questa fase, e non ha prodotto cose eccezionali. Quindi io chiedo se questo pericolo è possibile o meno. Io credo di sì, che lo sia già stato. Grazie Ezio, poi Gennaro, prego. Non so se ti sentiamo da lì. Grazie. Sì. Io voglio parlare, iniziare dal discorso della dignità che facevi. Secondo me è giusto il discorso della dignità, però in tutti i sensi, per i cittadini ma anche per i politici. Allora, dignità è un discorso che io voglio sottolineare, perché noi stiamo votando su un referendum a 10 anni di distanza con le stesse, perché sono le stesse, dette dalla Gualmini in una trasmissione del 26 maggio 2016 a 8 e mezzo, lei dichiara, per non parlare di Berlusconi e Brunotta, che avevano fatto una riforma del tutto identica. Allora io ti chiedo di chiarire quali sono le differenze così importanti, perché tutti quelli schierati per il no di allora, e noi stiamo sostenendo ancora le ragioni del no di 10 anni fa, sono diventate adesso del sì. Questa è la prima questione da chiarire, perché io mi rivolgo a lei perché è qui presente, ma potrei rivolgermi a tantissimi altri, a Franceschini, a Rutelli, allo stesso Bersani, tutti quelli che hanno sostenuto i 10 punti, perché vi ricordo che erano 10 punti fondamentali per dire no. Ora io leggo che cosa prevede l'articolo. Il Premier avrà nelle sue mani uno strapotere praticamente incontrastato e incontrastabile. Questa è la cosa che noi diciamo del no. No. Come capo del... Nell'articolo però. Come capo del primo partito, l'Italico lo chiama così con un linguaggio fascistoide, sarà di fatto eletto dal popolo, all'insaputa del popolo, perché noi non siamo stati coinvolti in nulla. Dicevi di fare dignità, ma la dignità qui dei cittadini non esiste in questa proposta. E diventerà il padrone assoluto del governo e del Parlamento attraverso la Camera, unico ramo può dargli la fiducia. Potrà scegliersi il Presidente della Repubblica che più gli aggrada,
ma anche membri della consulta e del CSM di nomina parlamentare, i componenti delle autorità cosiddette indipendenti, nonché dall'amministratore delegato e CDA della RAI, e naturalmente cambiare la Costituzione a suo piacimento, ogni volta che vorrà. Si crea così un premierato assoluto, incompatibile con la Repubblica parlamentare, prevista dalla prima parte della Costituzione, che Renzi e compagni, più Verdini, perché è stata votata anche da Verdini, dicono di non voler cambiare. Ora io mi chiedo, pari dignità anche per chi rappresenta noi. È stato detto, per cortesia, non siamo qui solo per esaltare, ma anche per compartire. La domanda, la domanda l'ho già mossa. Come può essere che tutti quelli che hanno sostenuto 10 anni fa il no con convinzione e hanno convinto 16 milioni di italiani, adesso vogliono fare l'opposto, riconvincere i 16 milioni di italiani che quello che è stato detto 10 anni fa non andava bene, perché secondo me è pari pari quello che sta facendo. Se siamo convinti della bontà delle nostre idee non abbiamo problemi a rispondere nel merito alle obiezioni che ci fanno. Andrea? Fare una domanda comunque più là, appunto, perché ha avuto anche molto più a che fare con altre campagne, così così. Io sono ancora giovane, ne ho viste poche, però mi sale ogni tanto questo pessimismo. Nel vedere spesso come secondo me si stia sempre più assottigliando la fetta e la porzione di persone che sono disposte a mettere in gioco quella che è la loro convinzione di partenza. Non parlo solo di sì, ma parlo anche di molte parti del no. E sembra che ci stiamo avvicinando sempre di più a questo incontro referendario in cui noi che vogliamo fare campagna elettorale ci troviamo davanti a un muro contro muro in cui non abbiamo davanti persone che potremmo anche pensare di convincere, ma in cui ci gridiamo contro essenzialmente. Secondo lei c'è un modo per riuscire un po' a disinnescare questo scontro ad alto fuoco che da una parte e dall'altra è partita, alcuni dicono è iniziato Renzi a personalizzare, no, siete voi che state saltando sulla barca. Come possiamo disinnescare questo fuoco per incontrarci, andare in questa terra di nessuno e magari provare effettivamente a dialogare? Perché solo così possiamo pensare di smuovere qualcosa e non fare una conta. L'assemblea rispettare anche chi vota no, perché quando sono andato io all'assemblea del no a perorare il sì, ho fatto un po', siccome è una voce da metalmeccanico, sono riuscito a zittire e a dire quello che pensavo. Ora la mia domanda è questa: io vado in banca e chiedo, e invito tutti ad andare, chi ha qualche risparmio, e chiedere a chi mi segue chi compra i titoli di Stato. La risposta del mio funzionario mi dice: i titoli di Stato li compra la BCE. Dico, ma come fanno a comprare i titoli di Stato che sono sotto zero? Perché non danno reddito, non danno più l'azio, ci perdi. Ma sì, li comprano a patto che noi facciamo le riforme. Ecco, io con questo discorsetto ho convinto molta gente a votare sì. Perché? Perché se tu non ti compra più nessuno i titoli di Stato, chi paga le pensioni? Chi paga i dipendenti pubblici? Ecco, solo su queste cose, io sono molto economicista, sono convinto che è un passo in avanti questa riforma, ma vorrei avere la sono Violanti se questa strada è una buona strada. Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Claudio? Vabbè, la mentalità di Claudio. Bene, velocissimo, mi sembra un po' venale la motivazione. Velocissimo, approfitto della sua presenza, lei che è in Parlamento, non ha più contatti, come no, anzi, è qua più autorevole. Voglio dire, secondo lei, perché adesso sono rottamato prima di essere. L'eccezione conferma la regola. Volevo dire, lei che comunque penso che ancora possa passare il corso della situazione politica, ancora importante, eccetera. Poi, in virtù dell'ultima
cancellato dal movimento di sottobosco che c'era già prima e finalmente è uscito fuori. Se c'è un margine da questo ulteriore cambiamento, su quali articoli, se prima o se dopo? Io mi sento un po' disorientato di aver fatto tutto sto bell'anno. Poi no, guarda che adesso cambiamo qualcosa. Tutto qua, ragazzi. Sono ancora due interventi, Claudio poi Zelindo, poi diamo spazio alle risposte perché sennò non ci stiamo. Ecco, la mia è una domanda piuttosto secca, ne approfitto della vostra presenza. Quello che sto notando è che la stampa e i media in generale banalizzano il tema e lo portano a